Allora, siamo a Palazzo Verbania di Luino in compagnia di Red Kantzian, un ospite eccezionale per noi, e lascio subito la parola a lui. In questo caso ci presenta il suo libro. Io sono rimasta affascinata leggendo le altre pubblicazioni inerenti a questo suo importante lavoro, anche autobiografico. Se vuole, magari esprimerci come mai ha parlato di questo fiore. Ma io in realtà non è che parlo del fiore, ho scelto il fiore nel titolo, io in realtà parlo della mia vita, anzi uso la mia vita per raccontare il valore, la forza dei sogni che vanno difesi, tutelati, che sono la benzina per ogni nostra nuova giornata e utilizzo la mia storia per raccontare delle cose più importanti della mia storia, insomma il percorso di un ragazzo che è partito molto povero e che è riuscito a farcela proprio perché ci ha sempre creduto e ha sempre pensato che se una cosa la puoi sognare, la puoi anche fare. Per cui ho sempre sentito il dovere di sognare, ho sempre pensato che chi sogna di giorno impara più cose di quelli che sognano di notte. Ecco perché ho scritto questo libro sperando che qualcuno, molti ormai l'hanno letto, grazie al cielo, è un libro che ha avuto un bellissimo riscontro, una bellissima accoglienza da parte del pubblico. Io spero che sia servito a qualcuno per sorridere, per credere, per rialzarsi e riprendere ad andare avanti, a camminare. Il calicanto l'ho scelto perché è un fiore coraggioso, pioniere. Si sveglia a gennaio quando gli altri ancora dormono e va a vedere cosa sta succedendo. Ecco, io forse la mia vita l'ho sempre impostata così, sempre stato molto curioso, ho sempre dormito poco e guardato molto quello che c'era intorno perché sono sempre stato molto affamato di vita, di cose che volevo capire, scoprire. Non ho mai provato nella mia vita un secondo di noia, mai. Mi piacerebbe provare com'è, ma non mi viene. Poi credo che sia una bellissima testimonianza, soprattutto per i giovani. In un momento storico come questo che stiamo vivendo, in cui i giovani necessitano proprio di sognare, perché c'è più che mai la necessità di dar loro un mondo meno caotico, meno faticoso. Anzi, forse proprio questa esperienza del calicanto può essere anche per loro una bellissima testimonianza. Ecco, se può dare magari un messaggio anche ai ragazzi, so che adesso state per partire anche con un tour. Ma sai, i messaggi sono sempre cose molto pericolose. Io diffido sempre di chi lancia messaggi troppo precisi. Io vi dico soltanto una cosa, che la vita è la più bella cosa che ci può succedere, anche se le cose vanno male. Comunque, perché ogni mattina ci potrebbe essere quella sorpresa che ti cambia la vita. Però devi essere pronto a prenderla quando arriva e quindi bisogna impegnarsi. La vita è un viaggio che comincia dal primo giorno, per cui dal primo giorno dobbiamo lottare per arrivare prima al seno della mamma per bere il latte, poi per cominciare a stare in piedi e a non cadere e camminare, poi per imparare a scrivere, a capire, a diventare forti, a diventare genitori, a fare un sacco di errori come genitori. È un percorso, però va fatto con impegno, perché se lo fai con impegno e con l'umiltà di sapere che sbaglierai, ma sapere anche che dopo un errore avrai capito e la seconda volta non lo farei più, io credo che ogni esperienza sia importante. Per cui dobbiamo aiutarli a sognare i nostri figli, perché i nostri sogni da piccoli erano sogni lontani, adesso i nostri figli fanno dei sogni molto brevi, purtroppo, perché il futuro è un'incognita, è sempre stato un'incognita il futuro, ma il nostro futuro era colorato. Si sorrideva alla vita che stava cambiando, il dopoguerra, il boom economico, la prima televisione, il primo frigorifero, era bellissimo, stava cambiando tutto, la musica, siamo passati dall'operetta a Claudio Villa ai Beatles, passaggi violentissimi di cambiamento, le donne si vestivano in maniera tristissima, è arrivata Mary Quant, ha fatto le minigonne, cioè quante cose abbiamo visto cambiare. Allora, certo, i nostri sogni erano a lunga gittata e colorati, però dobbiamo aiutare i nostri figli a continuare a sognare perché credo che
sì, è importante. Poi viene tutto il resto, quello che c'è raccontato nel libro, che questa è la mia storia, ma andrebbe bene la storia di chiunque, no? Accompagnata al valore e alla forza dei sogni. Poi un'altra domanda è anche sulla sua scelta di vita, per quanto riguarda anche un discorso energetico, perché secondo me anche questo si può trasmettere, la qualità anche dell'energia che ognuno di noi vive quotidianamente. Ecco, se vuole spiegarci un attimino come si è avvicinato a questa scelta, magari può essere importante anche da trasmettere. Ma io ho smesso di mangiare carne 17 anni fa, poi 4 anni e mezzo fa sono diventato proprio vegano. Vegano significa che non mangio nulla di provenienza animale, nemmeno il miele. Perché? Perché credo che l'uomo abbia deciso di essere l'imperatore del mondo, ma non è detto che sia giusto questo suo ruolo che si è autoscelto e autoaccreditato. Credo che gli altri esseri viventi hanno gli stessi diritti nostri di vivere, di sopravvivere e di non essere ammazzati. Credo che sia bellissimo sedersi a tavola e dire a mia moglie cosa mangiamo stasera e non chi mangiamo stasera. Credo che anche se non vogliamo bene agli animali, dovremmo essere tutti quanti un pochino più attenti, perché in futuro i nostri figli, i nostri nipoti, le guerre le faranno per l'acqua, non per il petrolio. E per fare un chilo di filetto ci vogliono 20.000 litri d'acqua. Per fare un chilo di fagioli, che hanno più o meno le stesse proteine di un chilo di filetto, ne bastano 1.000 litri e forse anche meno. E allora, quando ci sarà il problema dell'acqua, tutti quanti mangeremo più fagioli e meno carne, quindi gli animali saranno tutti più felici. E poi penso che la carne faccia male, non siamo, noi discendiamo dalla scimmia e si vede, c'è solo un anello nel DNA diverso da noi, è il gorilla, per cui lui mangia banane, mangia frutta, raccoglie le cose, ma non ha le zanne, non uccide, non mangia altri esseri viventi. Credo che noi dovremmo seguire la natura. Il nostro intestino è lungo 12 volte la lunghezza del tronco, è ovvio che mangiando la carne, mangiando gli animali, oltre a mangiare il dolore e la sofferenza degli animali uccisi, immettiamo dentro delle sostanze che provocano delle cellule tumorali, ma non lo dico io che suono il basso, lo dice il professor Veronesi, che è uno che ne capisce un po' più di me, insomma, di queste cose, per cui penso che comunque mangiare carne faccia male. Se poi evitiamo di mangiare anche il pesce, le trote ci ringrazieranno. Chiudo parlando del futuro, dei PU, e se ci dà qualche magari piccola sorpresa, so che ci sarà un'apertura della nuova tournée, magari sì, se ci dà qualche indicazione. Partiamo il 2 di novembre con il tour, con un'altra fase del tour con l'orchestra, che sarà l'ultima, che finirà per Natale. E il 29 di ottobre uscirà il Pooh Box, che è questa scatola delle meraviglie con dentro veramente tantissime cose belle, ovviamente molte dedicate a Valerio Negrini, che se n'è andato il 3 gennaio scorso. È veramente una cosa assolutamente speciale il Pooh Box, ma ne parleremo più avanti. Vorrei ringraziare per questa serata, che mi sembra veramente molto emozionante, e tutti i soci del Rotary Club Lavero Luino Alto Verbano, il comune di Luino che ci ha concesso il locale del Verbania, e la Nastro e Nastro che ha permesso, diciamo, tutta l'operazione dei libri e la vendita di questi libri. Grazie a tutti. Il sindaco e il vice sindaco sono presissimi, quindi mi hanno incaricato naturalmente di sovrintendere a questa serata. Diciamo una cosa, prima di tutto restituisco i ringraziamenti a Rotary e a tutte le persone che hanno collaborato per realizzare questa serata. Sappiamo che c'era stato un primo contatto che non aveva avuto possibilità, perché effettivamente Red Kanzian è molto atteso, soprattutto per questa sua nuova veste, o chiamiamola se vogliamo una veste diversa dalla musicalità. Dobbiamo ringraziare anche la popolazione, nonostante l'ora particolare vedo che la sala è piena. Come amministrazione siamo contenti, siamo qui a Palazzo Verbania che stiamo rivalutando nel tentativo di recuperarlo a tutti gli effetti come centro di cultura, perché ha una posizione stupenda e può accogliere qualsiasi tipo di manifestazione come quella di stasera, che va bene per tutti.